Il Futsal Brindisi pareggia l'ultimo incontro casalingo prima delle festività contro il San Ferdinando, termina 5 pari. La cronaca dell'incontro: al 12esimo tentativo di Cava su assist di Caselli, al 14esimo gran gol a cura di Lopez, al 19esimo pareggio del Brindisi con Macaulo, al 22esimo gol di Conte su assist di Cava, al 33esimo salvataggio provvidenziale di Tomassini in spaccata sotto porta, al 37esimo palo colpito da Cava. Nella ripresa, al primo minuto, il Brindisi dilaga sempre con Cava. Al secondo arriva anche la marcatura a cura di Caselli. Al settimo ci pensa ancora Caselli ad aumentare le distanze. Al decimo accorcia il Trinitapoli con Lopez. Al 12esimo scontro fortuito in area di rigore ne approfitta Diaferio di testa che fa 5-3. Al 17esimo gol di Alvarez, al 23esimo tiro libero fallito da parte di Cava, al 31esimo pareggio del San Ferdinando ancora con Alvarez, al 34esimo tiro libero in favore del Brindisi fallisce Caselli, al 36esimo palo per il Brindisi su deviazione, al 39esimo occasione in area per il Trinitapoli che spreca centrando il palo. Fra Futsal Brindisi e San Ferdinando termina 5 pari. Siamo qui con mister Cosimo Di Serio, allenatore del Futsal Brindisi. Allora mister, una partita giocata molto di più sicuramente nel corso della seconda frazione di gioco, la squadra è risultata sfortunata in alcune circostanze, un pareggio che comunque accontenta tutti. Accontenta tutti, a me non accontenta sinceramente, per la prestazione appunto che hanno fornito i ragazzi. Non riusciamo a risolvere questo problema qua della gestione del risultato. Pure oggi abbiamo buttato una partita quasi vinta, 4 gol avanti, anche se nel calcio a 5 non c'è mai niente di scontato. Però poi cosa gli puoi dire? Il loro portiere ha parato di tutto e abbiamo sbagliato 3 o 4 tiri liberi. C'è da dire pure che abbiamo rischiato pure di perderla, però la foga di vincerla e rischiare ti porta ad avere dei rischi del genere. Io sono ancora oggi di nuovo rammaricato per non aver vinto una partita quasi vinta, solo questo. All'inizio del secondo tempo la squadra ha mostrato un'ottima reazione, mister, sfruttando i 4 gol di vantaggio che ovviamente la dividevano dal Trinitapoli, ma poi qualcosa si è perso. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, anche nel primo tempo meritavamo di andare con più gol di scarto. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, poi i primi 5-6 minuti del secondo tempo abbiamo capitalizzato tutto l'amore di gioco che avevamo svolto fino a quel momento. Dopodiché siamo stati pure sfortunati perché un gol c'è stata un'incertezza fra Paradiso e Macaulo, il pareggio è stato un'autorete di Conte. Noi invece per poter risegnare e portarsi in vantaggio abbiamo sbagliato di tutto, per merito del portiere, per demerito nostro, ed è scaturito questo pareggio. Ci voleva, perché comunque i 3 punti ci davano morale e potevamo in minima parte mettere alle spalle il periodo che abbiamo passato dopo la Coppa, però la prestazione comunque ci permette comunque di essere ottimisti ugualmente. E adesso mister, concluderete questa prima parte di stagione fuori casa per poi riprendere le vostre attività qui in casa presso il Pala da Vinci a partire da martedì 8 gennaio, turno infrasettimanale serale. Sì, noi andremo a fare l'ultima partita del 2018 sabato a Castellaneta, dopodiché ci prepareremo per riprendere nel 2019 il girone di ritorno dalla terza giornata e cercare di vincere prima di tutto sabato. È una partita difficilissima dove avremo comunque delle assenze pure importanti, però questo non deve essere assolutamente un alibi,
dobbiamo, siamo un gruppo abbastanza numeroso e abbastanza valido. Poi faremo un piccolo richiamo per poterci trovare pronti martedì 8 gennaio e cercare di avere quel cinismo, diciamo quel pizzico di fortuna, anche se io alla fortuna non è che ci credo tanto, però vedendo oggi un po' ci ha voltato le spalle. Va bene, grazie mille.